quindi che hanno bisogno dei teossonici, degli storici. Cioè, guardiamo Firenze, Piazza della Signoria, cioè, qua ci sono delle cose che non si capisce. Si capisce questo, che non c'è la volontà di fare questi teos. Allora, se è fatto un lavoro di test, noi diciamo, i teos noi facciamo finta che te li facciamo fare, ma tu non lo puoi fare, alla fine sono prendoni tavole e sedie. E allora noi diciamo, siccome non siamo disposti a farci prendere in giro e a penalizzarci, rimaniamo con l'onore che abbiamo. Quindi questo pronto collo di Zesa che è stato non discusso con l'assessore, non discusso, ma presentato direttamente, arrivato dalla sovrintendenza, arrivata all'assessorato, è stato passato direttamente al sindaco per la firma. Ma che senso ha? Assolutamente chiedo al sindaco non lo firmare, perché questo è un danno per tutti i commercianti, per tutti gli esercenti di tutto il territorio, di delle regole che non sono chiare, che non sono certe. E questo si può fare, però si può fare, poi noi se vogliamo lo togliamo. E quest'altro qui non si può fare, qui non si può fare, invece può essere che ci riserviamo che non lo facciamo fare. È una cosa che non si capisce. Poi la cosa fondamentale, i deors, quelli che chiedevano ai nostri esercenti, ai nostri commercianti, per l'inverno, per la pioggia, non esistono. Alla fine stiamo parlando soltanto di sedie, di ombrelloni, di partizioni verticali alte 1,60 m. Dove sono i deors? I deors ci sono, ma sono a Roma, sono a Firenze, sono a Milano, sono in Europa, nei centri storici,